Ciao, benvenuti ad un'edizione breve e limitata di Weird Tales, alias storie criptiche e misteriose. Questi limitati e brevi episodi vi racconterò in ordine cronologico una serie di fatti strani, criptici, insoliti e surreali che mi sono capitati. È d'obbligo fare una premessa dicendo che io non consumo superalcolici, sono astemio, non fumo né tabacco né robe strane, non faccio uso di sostanze stupefacenti. Mi reputo una persona razionale e pragmatica, scettica, la classica persona che se non vede non crede, per dirla alla San Tommaso. Ho avvistato tre fantasmi e due UFO. In queste 5 puntate vi sintetizzerò le vicende in dettaglio. A voi queste narrazioni appariranno non reali e non misurabili, ma per me sono stati eventi reali e misurabili. Il perché lo conoscerete alla fine di ogni puntata. Siete liberi di ritenermi un testimone attendibile o meno. A me di cosa pensate non frega niente, non vi sto vendendo niente, essendo il file in copyleft. Ciao e buon ascolto. Era il 1995, erano circa le 1 di notte, se non ricordo male, di un sabato sera. Ero stato a mangiare una pizza fuori città, rientravo a casa mia. Ero sulla strada dell'Ardenza, all'altezza del cimitero. Di notte quell'aria era, come oggi, molto illuminata, quasi a giorno, da potenti lampioni di un colore giallastro. C'erano poche auto che incontravo in senso inverso e la mia corsia era praticamente vuota. Io ero alla guida della mia auto e vidi all'improvviso una figura femminile vestita di un vestito scuro che trapassò la porta chiusa del cimitero sulla destra. L'entità si fermò sullo scalino, si voltò e poi scivolò come se fosse stata su una pedana mobile e al termine della corsia del marciapiede girò a destra nel vicolo prospiciente che all'epoca era buio e scomparve. Sotto i miei occhi, la donna aveva un vestito nero lungo con un grande cappello nero ed un velo nero che le copriva i capelli ed il volto. Teneva le mani conserte sul davanti. Quando la vidi all'improvviso, ricordo che mi chiesi cosa cavolo ci faceva una donna allevatrice di api di notte alle 1 sulla strada dell'Ardenza. Il grande cappello nero, infatti, io l'avevo con il velo l'avevo scambiato con quello di un allevatore di api. L'entità girò a destra nel vicolo, che all'epoca appunto era semibuio, e la vidi scomparire sotto i miei occhi, appena voltato l'angolo. Io con l'auto stavo procedendo in avanti, avendola visto comparire dal niente attraverso una porta chiusa, rallentai, che non credevo ai miei occhi. Poi, tempo dopo, su internet mi informai sulla moda femminile del tardo 800 o primi del 900. Il vestito nero, lungo, con un largo cappello ed un velo nero, era un classico abito funebre del tempo. Un saluto, alla prossima, ciao.